conta oggi è questo voto. E nella storia di questa città rimarrà questo voto. E voi siete chiamati a votare sì, no, forse o scappare dall'aula. La maggioranza c'è. C'era già lunedì, la delibera era già 21 firme. Giustamente in quest'aula sono state poste delle questioni. Abbiamo preso ancora del tempo, abbiamo cercato di mediare, abbiamo fatto delle proposte che secondo me sono migliorative. Ora però non ci sono più scuse. Non ci sono più scuse. E quello che rimarrà agli atti di questo verbale non sono i sì perché atti che forse ci sono o non ci sono, che non sono neanche ancora resi ammissibili, che non abbiamo discusso. È il voto, ed è il voto di oggi. Perché la delibera che andrà a CONI è quella di oggi. L'ordine del giorno a CONI non interessa, ci ha chiesto una delibera. Ringrazio la mia maggioranza e guardate, io sono orgoglioso del lavoro che è stato fatto. Lo dico perché, come ho detto già la scorsa settimana, è molto più facile far finta che un dissenso non esista, è molto più facile far finta che non ci siano delle problematiche legate a un grande evento, piuttosto che provare ad affrontarle. Io credo che oggi il problema sia che qualcuno si riassuma la responsabilità di votare sì, no, astenuto o scappare dall'aula. Noi voteremo sì, in modo compatto, con la mia maggioranza che ringrazio. Ringrazio anche i consiglieri di Barisco, Rosso, Ricca e Napoli e faccio ancora un appello, ultimo alle minoranze, una parte. Questo voto è ciò che conta. Questo voto è ciò che conta e questa delibera con il numero dei voti di oggi verrà trasmessa al CONI lunedì e anche su questo ovviamente verranno fatte delle scelte, anche se, come dice giustamente la consigliera Tesio, che ringrazio anche per l'intervento di merito che è stato fatto, evidentemente l'elemento più forte che noi abbiamo nell'ambito della nostra candidatura è il nostro dossier e deve essere supportato da un voto in aula, come ci sono detto la consiglia del CONI. Quello che conta oggi però è questo voto. E di questo voi, tutti noi, saremo chiamati a rispondere. Grazie. Presidente, la dimostrazione che tutto quanto è stato detto dalla capogruppo Sganga e in replica dalla sindaca Spendino è completamente privo di fondamento. Noi ci siamo astenuti su una delibera che non condividevamo, vedremo cosa farete voi su un ordine del giorno che esprime pieno e totale sostegno alla candidatura olimpica di Torino. Sganga. Il sostegno alla candidatura è stato espresso un minuto fa, quindi credo sia troppo tardi, arrivate un minuto dopo, bastava un sì prima, quindi il nostro sarà un no, ma semplicemente perché è superato, è un atto assolutamente superato da un minuto. Invocazione all'ordine del giorno, prego consiglieri votate. Se tutti i colleghi hanno votato, presenti 31, favorevoli 8, contrari 22, astenuti 1, dichiaro l'ordine del giorno respinto. Non essendoci più punti all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il profilo.